Freschi, veloci, leggeri e gustosissimi gli involtini di melanzane grigliate con la ricotta. Per circa 12 pezzi ci serve una grossa melanzana viola scura che andiamo ad affettare sottile. Le fette sono spesse in modo uniforme, circa mezzo centimetro. Le andiamo subito a grigliare su una bistecchiera elettrica sulla griglia o anche in padella. Se la bistecchiera è un po' vecchia, andiamo ad ungere con un po' d'olio d'oliva, se è nuova non serve. Nel video vi mostro come ungere la bistecchiera nel caso ne abbiate bisogno. Pochi minuti e le melanzane grigliate sono pronte. Andiamo a ripassare il tovagliolo unto di olio e cuociamo le altre melanzane. Procediamo così fino a grigliare tutte le nostre melanzane. Per farcire i nostri involtini di melanzane grigliate usiamo 300 g di ricotta di pecora. La mettiamo in una ciotola e la lavoriamo con una forchetta in modo da renderla più cremosa. Condiamo le nostre melanzane grigliate con un po' di sale e olio d'oliva solo dal lato della farcitura. Andiamo a farcire ogni fetta di melanzana con un paio di cucchiaini di ricotta. Una volta messa su la ricotta, andiamo ad arrotolare, a formare così il nostro involtino di melanzane grigliate con ricotta. Tagliamo ogni involtino a metà, così da ottenere dei piccoli bocconcini. Proseguiamo e se vi piace aggiungete della menta, vedrete farà la differenza. La menta si sposa benissimo con la ricotta e le melanzane, tanto che io ne aggiungo anche due foglioline per ogni involtino. Pronti tutti i nostri involtini, li andiamo a disporre in un piatto da portata. A questo punto andiamo a preparare un condimento veloce che renderà veramente sfiziosi i nostri involtini. Con olio d'oliva, menta fresca tritata, sale e peperoncino. Mescoliamo e usiamo questo condimento per condire i nostri involtini di melanzana ripieni di ricotta. A questo punto siamo pronti per portare in tavola i nostri involtini di melanzane grigliate ripieni di ricotta. Se la ricetta ti è piaciuta, lasciami un like o un commento. A presto da Ornella, ricette che passione!